Innanzitutto è un segno di grandissima organizzazione e sforzo industriale che sta facendo ASIA, cioè quella di cercare di dotare la città di strutture come queste, nate in un luogo di degrado, qui scaricavano di tutto a tutte le ore nonostante il nostro sforzo, e di dare finalmente uno strumento strutturale, una cosa che dura. Ai cittadini chiediamo, ovviamente come lo stanno facendo, di darci una mano. Qui si possono conferire tutte le tipologie di rifiuti e dare una mano alla raccolta differenziata. Eccone altre due. Salgono così a 6 le isole ecologiche cittadine dopo l'inaugurazione stamattina dei nuovi impianti di Miano e Fuorigrotta. I nuovi centri comunali di raccolta si trovano in Cupa Capodichino ed in via Labriola, di fronte alla piscina Scandone, e saranno aperti negli orari sottoindicati. Uno dei punti di maggiore debolezza, che era la città sommersa dai rifiuti, può essere il punto di eccellenza per il rilancio della città di Napoli, per cui noi sul tema rifiuti, igiene e decoro della città abbiamo investito quelle poche risorse che avevamo, e ancora di più dobbiamo fare con, speriamo a breve, con l'arrivo dei fondi da parte del governo e dell'approvazione del nostro piano. Le isole ecologiche sono centrali di un sistema di raccolta differenziata perché hanno un doppio valore: uno, quello chiaramente educativo per i giovani, per le famiglie, per i cittadini, perché deve anche essere un luogo dove le persone si riconoscono e si incontrano, e poi migliora anche notevolmente la qualità del materiale raccolto. Elettrodomestici, sanitari, ingombranti di legno misti e metallici, batterie al piombo, neon, lampadine, vernici, oli vegetali e prodotti chimici domestici. L'elenco è lunghissimo ed è l'elenco dei gesti della civiltà che devono diffondersi sempre di più. Oggi c'erano anche le scuole dei due quartieri, oltre ad associazioni e comitati ambientalisti, una mobilitazione che vuole sottolineare il sostegno della città per ogni sforzo che vada nella direzione dell'incremento della raccolta differenziata e del riciclo. Io credo che sia un miracolo che noi in città non abbiamo emergenza rifiuti e non abbiamo il crollo della nostra città. Io lo voglio ricordare, che con la situazione economica che abbiamo è un miracolo laico quello che accade, e vedere che addirittura in un momento così difficile si riescono a fare ulteriori cose, e quindi non solo campicchiare e vivacchiare, vuol dire che in questa città c'è una grande determinazione, una grande voglia di fare. Io sono veramente orgoglioso di chi ci sta mettendo la faccia e non si limita solamente a fare la critica di giornata, che bisogna essere uniti. Il momento è molto difficile. Se lo comprendiamo tutti, riusciremo a fare anche molto meglio nel futuro.